Ciao, sono Matteo Ferrando. Qualche settimana fa stavo improvvisando un po' sulla batteria mentre mi scaldavo per registrare un nuovo video e mi sono messo a giocare un po' con un passaggio che ho visto o sentito da qualche parte. Alla fine quel passaggio mi è piaciuto un casino, l'ho trovato super divertente da suonare, allora ho preso un pezzetto di quel video e l'ho messo su Instagram. E visto che ha avuto molto più successo di quanto mi sarei aspettato, ho pensato di farne oggi un video per analizzare insieme il fill. Bene, vediamo subito di capire cosa dobbiamo fare. Allora, il fill dura una battuta intera e la divisione ritmica è in sestine. Però, invece di dividere la battuta in 4 blocchi da 6 note, la dividiamo in 2 blocchi da 9 note più un blocco da 6. Tranquilli perché è tutto molto più semplice di quello che sembra. Vediamo il primo blocco da 9 note, che a sua volta studiamo in 3 gruppetti da 3 colpi ciascuno. Nel primo gruppetto abbiamo mani alternate destra, sinistra, destra, che suonano rullante, rullante, timpano. Secondo gruppetto abbiamo sinistra, sinistra, destra, tutti e tre non accentati sul rullante. E ultimo gruppetto, accento di sinistra, destra e cassa. Bene, 3 gruppetti di note molto semplici, abituiamoci a farli singolarmente per capire bene il suono che vogliamo ottenere e lo sticking che dobbiamo usare. Ora mettiamoli tutti e 3 insieme e abbiamo il nostro primo blocco di 9 note. Da qui in poi è tutta discesa, credetemi. Allora, il secondo blocco di 9 note è uguale al primo. È esattamente quello, dobbiamo semplicemente ripeterlo. Stiamo semplicemente attenti ad andare bene a tempo. Finito il primo blocco, si continua subito con il secondo. Non ci sono delle pause in mezzo. Subito può sembrare un po' strano perché stiamo suonando dei blocchi da 9 note su un andamento in sestine, quindi abbiamo tutti gli accenti un po' spostati, ma è una delle cose fighe di questo passaggio. Bene, per chiudere il passaggio ci manca l'ultimo blocco, quello da 6 colpi. Vi avevo promesso che sarebbe stata tutta discesa, e infatti gli ultimi 6 colpi sono mani alternate destra-sinistra, destra-sinistra, 2 colpi sul rullante, 2 sul tom e 2 sul timpano. Non potrebbe essere più semplice di così. Ora finalmente mettiamo tutti i blocchi insieme, i 2 da 9 e quello da 6, e abbiamo tutto il fill completo. Ora non ci resta che prendere un po' di confidenza, lasciare un po' di tempo alla memoria muscolare e giocarci un po'.
Bene, sul sito batterista.online trovate il PDF con la partitura di tutto quello che abbiamo visto. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare like e commenti. Se il passaggio che abbiamo visto oggi non vi basta e volete suonarne un altro in sestine, di nuovo super divertente, non perdetevi quest'altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!